questa intervista che io ho pensato di proporre agli insegnanti per raccontare quale può essere la via migliore per aiutare i ragazzi sordi a scuola, attraverso la tua esperienza. Prima Di cominciare l'intervista, ti avevo fatto vedere questo sistema, un no? bestemmio. Della decodificazione vocale, tu non l'avevi mai vista. Guarda, veramente mi sono trovato a meraviglia perché se fossi io con ragione avrei imparato tante cose, se fossi studente, perché ai miei tempi non c'era una roba lì, usavamo carta, penna, Schemi, roba così che siamo disegni. bravi, quindi ci mettiamo tante, tiriamo fuori, cercavamo di tirare forte. E piccoli presenti, ripeti, Per poter spiegare. non è mica stato facile. Con uno strumento dove il linguaggio viene scritto, Sì, digitalizzato, può essere utile secondo te? se magari mettendo il microfono a un insegnante e spiegare la lezione, gli aiuto tutto, anziché attraverso il segno, è un vantaggio, no, perché io comincio a leggere, senza saltare il discorso. Più leggo leggermente, più capisco, così avrò più tempo, no, meno tempo per tornare a casa, per festeggiare. Perché quando andavo a scuola, non così, con normali appunti, durante le lezioni, senza questo, seguivo l'insegnante. Capivo questo, capivo questo, capivo questo. E grazie, ho capito tutto come una sara. Mi sono trovato a locale. L'insegnante gli spiega davanti alla lavagna. Davanti alla lavagna. Davanti alla lavagna, gli vedo le spalle. E gli dico, posso trovare una lavagna per poter leggere cosa dice? Dove puoi trovare? Perché io seguo sempre. Sì, ma io ti faccio ripetere perché la mia preoccupazione è che non si registri quello Sì, che sta dicendo. Cioè, uno si gira alla lavagna e non può. E non posso seguire quello che dice, Quello che dice. perché io sento i suoni delle parole, ma non lo sento perfettamente, perché io ho bisogno di leggere la labbra, perché la forma della labbra permette col suono di capire che la parola di fuori. Per esempio, casa, si vede la bocca che si apre Sì, due sì. volte, quindi posso Quindi anche. la cosa che ti ha di più offeso è quando una persona non ti parla di fronte. Esatto, cioè, ho bisogno di. Allora, se mi suona, è importante sempre domandarsi. Cioè l'insegnante di sostegno dovrebbe fare sempre delle domande e verificare che il ragazzo dica la verità. Come. Perché il ragazzo sordo è bugiardo. Tempi tu fossi come loro. Che capivi quello che capivano loro. Sì, che mi è capitato più volte che sei bravo, che io, visto che ho comprato un bene, Visto che? che visto che. Che gli insegnanti pensavano che io parlo bene come gli altri, allora sembrava che non ho problemi così gravi, però io dico che ho gravi stessi perché ho imparato altre cose, però ho ancora difficoltà di seguire e pensavo che io fossi io sordo come gli altri, forse fossi gli altri normali, non so come spiegare, perché. Sembrava che ero grandi. Cioè la sordità, siccome non si vede, sembra un ragazzino come un altro. Esatto. Invece il ragazzino sordo non riesce a capire quello che Riesci a capire, bisogna avere molta pazienza per arrivare. dice. Avere tanta pazienza per Per arrivare a un arrivare. certo livello come gli altri. Grazie. Prego.